Nuovo record di contagi, sono quasi 127.156 le vittime, terapie intensive sotto pressione in 7 regioni. Quarantena, da domani si cambia, niente limitazioni per i vaccinati, dal 10 gennaio Super Green Pass anche per alberghi, bus e metro. Approvata la legge di bilancio, riforma dell'IRPEF e degli ammortizzatori sociali, confermato il super bonus edilizio. Bollette, in arrivo la stangata, aumenti per luce e gas fino al 55%, in manovra misure di contenimento. L'ondata di caldo anomalo sull'Italia, gente in spiaggia e neve che si scioglie in montagna, gli esperti colpa dei cambiamenti climatici. I funerali di Lady Diana, le carte segrete rivelano Buckingham Palace non voleva Elton John, fu il decano di Westminster a convincere la regina. Il mondo si prepara al Capodanno, dal Giappone al Brasile, dagli Stati Uniti all'Europa, molte le limitazioni a causa del Covid, ma la speranza in un anno migliore accomuna tutti. Buonasera dal TG1, in apertura la situazione del Covid in Italia, poiché oggi i numeri del contagio hanno superato quota 100.000, infatti sono quasi 127.000 i nuovi positivi. Non proprio una sorpresa però, perché ci si aspettava un significativo incremento dei dati, visto che Omicron è una variante molto contagiosa, ma come abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, con conseguenze meno gravi su chi si infetta ed è soprattutto vaccinato. In diretta tra noi tra poco ci sarà un esperto, intanto vediamo il quadro di apertura nel servizio di Giorgia Cardinaletti.